L'iscrizione del patrimonio UNESCO ha dato grande visibilità, però non ha creato questi flussi turistici importanti, né probabilmente o inconsciamente li volevamo o li vogliamo. Il turismo che viene sul Monte San Giorgio è un turismo specializzato, è un turismo legato alla scienza della terra e legato all'importanza nell'ambito di questa materia del Monte San Giorgio stesso. Esiste anche un altro tipo di turismo legato ancora al patrimonio protetto, ma in forte commistione con quello che è il contesto in cui questo patrimonio è inserito. Quindi la cultura, la natura e il paesaggio che permeano quest'area. Di conseguenza il turismo è legato all'escursionismo, è legato al percorrere i sentieri e salire e scendere per queste montagne. Vi è comunque una riflessione da fare che è legata al fatto che il turismo comunque è in forte cambiamento sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista delle opportunità che potrà dare. E questo è un discorso ancora aperto e che potrebbe portare a delle evoluzioni interessanti non soltanto per il Monte San Giorgio ma per tutti i siti UNESCO in generale.